Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Ecco la pietra dello scandalo. Ecco la maglia proibita dall'UEFA. Ecco i problemi che Seferin e la UEFA devono risolvere nel calcio odierno. Che cosa ha fatto questa maglietta? Allora, secondo se, per, se avete notato bene, contro la bruttissima partita, comunque che ci ha portato un punto. Contro lo Shakhtar ci ha regalato una curiosità, oltre a tante incazzature e tante bestemmie verso il portiere ultra settantenne Bjarkovud dello Shakhtar. Tutti o quasi tutti hanno notato che la maglietta dell'Inter, la nostra seconda maglia, non presentava il biscione, ok? Biscione che nella tradizione della città di Milano, nella tradizione dal giorno 1 quindi, della storia dell'Inter. Ma pare, anzi non pare, è ufficiale che per l'UEFA i problemi non sono il Paris Saint-Germain che fa il cazzo che vuole, non sono il Manchester City che aggirava, adesso non esiste più il fair play finanziario. No, i problemi sono che l'Inter o magari qualche altra squadra possa indossare loghi pittoreschi, pittorici definiti da loro. E sopra le magliette che devono essere semplicemente stilizzate come vogliono, ma senza disegni o marchi veri e propri. Ok, infatti non c'era neanche più socios.com. E che vi devo dire, ragazzi? Questa maglietta col biscione è bellissima. A parte che è bellissima. E su lui non ho altro da aggiungere, ragazzi. Fanno schifo. Questa maglia è bellissima e loro fanno schifo. E quindi vi voglio rinnovare la mia partnership con Checalcio. Allora, qui ragazzi, non sono capi originali. Non sono, questo è un regalo che devo fare a un bambino. Non sono dei capi originali. Ma per chi è povero come me e non può permettersi di comprare 120 euro di maglietta allo store. Ragazzi, si arrangia, link in descrizione, checalcio.com. Cioè, è inutile a dire. Ognuno deve rispettare i propri budget. Questa l'ho presa per mio fratello. Se viene a vedere la partita a casa mia, gliela do. Se non viene, la metto su Instagram in vendita direttamente. Poi ne ordinate di questa bianca, per quanto è bella, ragazzi, ne ordinate due. Arrivano con i loghi, con gli stemmi, arriva con l'etichetta. Quindi, sono maglie originali? Assolutamente no. Sono repliche ben fatte, da come vedete? Assolutamente sì. Il prezzo è quasi un quarto. Queste con 30 euro le porti a casa e quindi quello che vi prego, di, se potete, di sostenere la nostra Inter comprando originale. Nel caso uno predilige comprare lo zaino al figlio per andare a scuola, l'astuccio, il diario e non gli vuole negare la maglietta dell'Inter e non se lo può permettere, checalcio.com penso che sia la soluzione migliore. Una cortesia, usate il codice sconto MB. Usatelo, se no questi mi levano l'animo ogni volta. Non lo sconto, non l'hai messo, non l'hanno usato, eccetera, eccetera. Usate il codice sconto MB, altrimenti mi costringete a spegnere il video, andarli a prendere da dove vengono loro in Cina e aprirgli la faccia. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci sentiamo per il primo tempo di Sassuolo Inter. Speriamo con tanto di sorriso perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo voglia di riscatto, ma non dal punto di vista tecnico, perché l'Inter ha avuto più occasioni rispetto allo Shakhtar, dal punto di vista agonistico, perché veramente abbiamo rinunciato a lottare martedì. Iscrivetevi, attivate la campanella, codice sconto MB, link in descrizione e vi lascio pure Instagram. Seguitemi su Instagram. Ciao!